Ciao bambini, eccoci di nuovo insieme per un'altra puntata. Vediamo oggi che cosa vi propongo come ciclo di, diciamo, di produzione, quindi dalla materia prima al prodotto finito. Abbiamo già visto insieme come si produce la corrente elettrica, come veniva prodotta la corrente elettrica dal carbone, in quel caso lì. Abbiamo visto insieme la produzione delle asce di legno partendo dagli alberi nel bosco che venivano poi portati alla segheria e tagliati per poi dopo fare i vari prodotti per costruire poi dopo i mobili o quant'altro. Oggi vediamo una cosa che forse ci riguarda anche molto più da vicino. Perché? Perché lo troviamo tutti i giorni sulla tavola. Mi sto riferendo al pane. Il pane, allora, visto che questi sono video che associamo le parole in italiano, le associamo al dialetto, vediamo un po' come oggi quante parole troveremo che possiamo imparare dall'italiano al dialetto. Allora, il pane è al pan, ma il pane, al pan, qua da noi spesso che cosa abbiamo come tipo di pane? Abbiamo la coppia ferrarese, la coppia è la cioppa, che se magari alcuni di voi non sanno come è fatta, è quel tipica, non ha una pagnotta, è un pane fatto a forma di X. Sono praticamente come quattro grissini uniti assieme in mezzo dove c'è molta più mollica. Questa è la classica coppia ferrarese che in dialetto la si dice la cioppa. La cioppa pan, la coppia di pane. Allora, il pane ovviamente parte da molto più avanti, no? Parte dal grano, che viene trasformato in farina, che poi verrà lavorata, impastata e poi dopo da lì nascerà il nostro pane, la nostra cioppa. Ma il pane, dicevamo, nasce dal grano che l'è al furmen, vedete questo è un bel campo di grano, quindi l'è una fetta at furmen, e viene trebbiato dalla mietitrebbia. Adesso in questo libro vediamo un po' delle macchine che sono molto, molto particolari, molto datate. Ovviamente oggi non vediamo più delle macchine fatte in questo modo. Abbiamo i trattori moderni, le mietitrebbie moderne, ma questo poi comunque il principio è sempre quello. Vediamo. Al furment, al vin battu dalla mietibat. Il grano viene trebbiato dalla mietitrebbia, la mietibat scarica il furmento in tal camion, sta scaricando il grano nel camion che poi verrà portato al mulino, al camion, al porta il furmento al moulin. Il camion porta il frumento al mulino. Il frumento in questo caso cosa succede? Viene tagliata la pianta del frumento. E quindi viene paglia con le spighe, la paglia, la paglia cioli, la vin fora da dria dalla macchina, viene fuori per di dietro dalla macchina, della mietitrebbia, e con la paglia in cui fa i ballon, le rotoballe, che sono quelle balle di paglia rotonde che poi dopo caricano sui camion. Dicevamo, avviene poi questa la mietitrebbia, la macchina che separa tutto la pianta e fa solo i chicchi di grano in i granen at furmen, che vinno pure al moulin. Ecco, adesso qui è una cosa un po' particolare, non vedrete nel mulino proprio queste cose, ecco, con i sciacchi di granini. Una volta sì, i granini venivano anche insaccati e poi dopo venivano portati,
al mulino per macinare. I granen, adesso che gli hanno fatti i sciacchi, con i granen al frumento, hanno fatto i sciacchi con i granini, con i grani di frumento, e i vino hanno portato proprio al mulino. Vediamo il mulino, ecco, vedete, mulino al mulino. I vinam vudè, i sciacchi, vengono vuotati i sciacchi dentro a questa tramoggia e andranno dentro alla macina. Quindi, tutti i granen ad furment, i vinam masne, ma dalla macinatura del grano, ovviamente estraiamo la farina, estraiamo anche la crusca, quindi avè la farina e la crusca al remal. La crusca si chiama remal, ma la farina verrà pulita, verrà vagliata e la crusca viene buttata via, diciamo, non viene buttata via, è uno scarto. Ma con la crusca si fanno tante altre cose. Per esempio, c'è anche nel pane integrale, quando noi compriamo quel pane che è un po' particolare, che dentro sembra che abbia dei granini di un colore diverso, quello è il pane integrale, c'ha della crusca dentro. La crusca fa molto bene, viene usata anche per l'alimentazione animale. Quindi non viene buttata via, ma viene recuperata per altri utilizzi. Quindi la farina è remal, ma per fare il pan, avvò la farina. Per fare il pane ci vuole la farina. Ed eccola qui, avè la farina. La vins da seda, appunto, dopo che al frumento le stemasne, per separare la farina dal remal bisogna sdaserla. Bisogna, per separare la farina dalla crusca, bisogna setacciarla. Setacciare si dice sdaser. E avemo i sciacquat farina. I sciacquat farina verranno portati nei vari forni che fanno il pane, nelle pizzerie, che la pizza si fa col pane, in vari prodotti, in vari laboratori artigianali dove si fanno dove si fa anche la pasta sfoglia. La pasta sfoglia viene fatta con la farina. Quante volte avrete visto la mamma impastare la farina per fare magari i tortellini, le torte, delle pagnotte, delle piadine? Quindi la farina è, diciamo, la farina è l'ingrediente base della nostra, uno degli ingredienti base della nostra cucina. Quindi andiamo con la farina, la vi importate dal forno, perché al fournier che callaspetta, scusate, mi sposto da quest'altra parte, ecco che ha il camion con la farina, che la porta al fournier è contento, che vede arrivare la farina. Ecco, guardate ma quanti fornai ci sono, quanto lavoro c'è per fare il pane, il vin, la farina, la vin mescia che dentro, viene messa qui dentro, ha messo l'acqua perché vuole impastata con l'acqua e ci vuole il lievito perché quando noi vediamo qualsiasi prodotto da forno fatto con la farina, vediamo che non è piatto ma è gonfio. Ecco, per fare questo, per fare arrivare a questo risultato ci vuole il lievito che in dialetto si chiama livadura. Quindi farina, acqua e livadura e il sale. Poi dopo si fa l'impasto. Fa l'impasto al fournier alla taglia, alla pesa, alla misura per fare potatiti pat pan. Ecco, vedete come quante ce ne sono. Adesso qui c'è una baguette, ci sono delle pagnotte. Il nostro pane più comunemente mangiato sulle nostre tavole penso che sia la coppia, la ciopa. Al fournier, là in pieno al forno, ha acceso il forno per cuocere il pane, far cuocere al pan. Ecco, al pan, al sedria cuocere in tal forno, ma che
Cuserria capiter che in calleva che cosa sta capitando in questo libro? Che al forno non riesce a superare, il forno sta scoppiando. Ma perché? Perché al dis molto probabilmente c'è stato messo troppo lievito nel pane. Ed ecco, guardate qua, che pagnotte enormi sono saltate fuori. Adesso questa è fantasia, però se si esagera con il lievito, con la levadura, si ottiene un risultato un po' troppo esplosivo in questo caso, quindi è stupel punk, però è new fora un pagnotone grande. Ecco, ve lo torno a far vedere. Guardiamo che bella pagnotta. Qua dentro sta di mon di mortadella, un sa, ci sta molta mortadella. Ecco, questo è il percorso che viene, che fa un grano di frumento. Considerate che prima di trebbiare il grano, qua siamo partiti dalla trebbiatura, prima di trebbiarlo vuole seminato. Ed è sempre quello, il chicco di frumento fa nascere la pianta ne produce altri, vengono trebbiati, vengono macinati, si fa la farina e si fa il pane. Questo è il ciclo del pane che vi ho fatto vedere oggi. Magari, se vi fa piacere, potete inviare i vostri lavori, progetti, disegni, soprattutto perché io in genere vi invito sempre al termine della puntata di provare a disegnare il ciclo del prodotto che vi ho appena fatto vedere. L'altra volta abbiamo visto e disegnate il panno, scusate, il carbone, la miniera e poi la centrale elettrica e la vostra casa con la corrente. Questa volta potete disegnare, cioè, la mietitrebbia, il campo, il camion, il trattore, portano il grano, il mulino, la macina e finché arrivate magari al prodotto finito che è il pane. Potete anche far vedere che la farina viene portata a una pizzeria, oppure la farina dentro al sacchetto su uno scaffale del supermercato, disegnate la mamma che la compra e la mamma che la impasta. Non è detto che deve essere perché sia deve essere per forza il pane. Quindi vi dicevo, i vostri disegni o quello che fate potete tranquillamente inviarlo a questo indirizzo, ve lo lascio in sovraimpressione un attimo, è l'indirizzo di intrattenicento chiocciolafondazioneteatroborgatti.it, così un po' insomma fate vedere anche i vostri lavori. Scusate, ve lo torno a mettere in sovraimpressione, non è come quello che vedete normalmente durante i programmi televisivi. Io ho questi strumenti qui. A Sonzo alla buona, come si dice in dialetto, siamo giù alla buona. Ecco, vi ho fatto vedere ancora una volta l'indirizzo a cui potete inviare i vostri disegni o i vostri lavori. E con questo vi saluto. Ciao e buon lavoro!